da molti fan come l'ultimo decente capitolo della serie. O forse no. Vediamo, amici. Avremmo già visto i primi due capitoli di Resident Evil? Perché non vediamo invece il terzo capitolo, che si chiama Resident Evil 3 Nemesis? September 28, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Ovviamente dovremo partire dalla storia, che si svolge parallelamente a Resident Evil 2. In pratica inizia il giorno prima di Resident Evil 2 e si conclude il giorno dopo Resident Evil 2. In pratica, nel video introduttivo del gioco ci fanno capire che c'è un gruppo di zombie che si è scagliata contro un gruppo di agenti barricata dietro alle proprie automobili. E ovviamente un gruppo di mercenari della Umbrella Corporation cercano di trattenerli, ovviamente. E noi dobbiamo prendere il controllo di Jill Valentine. Insomma, un'altra storia che assomiglia molto a quella del secondo Resident Evil. Che palle, ma chi se ne frega. Vediamo invece da vicino il titolo in sé. E vediamo prima il lato visivo. Sul lato visivo com'è il gioco? Beh, se pensate che faccia veramente schifo, sbagliate di grosso. Abbiamo ambientazioni ancora più belle del secondo capitolo, tutte pre-renderizzate, molto belli effetti di luce e ombra, come nel capitolo 2. E invece gli zombie e i mostri, mio Dio, sono tutti in 3D, ma sono quasi da PlayStation 2, fanno veramente paura. E sono anch'essi ottimamente animati e ognuno appare unico, non soltanto i mostri, ma anche i nostri protagonisti, dal primo all'ultimo. Hanno un aspetto diverso e sono molto caratteristici. Invece, per quanto riguarda l'audio, abbiamo effetti sonori nuovi che non hanno niente a che vedere con il capitolo numero 2 di Resident Evil e sono ancora più terrificanti. Si respira moltissimo l'atmosfera horror simil Doom. E anche per quanto riguarda le musiche di sottofondo, sono anch'esse perfette, ben studiate e non annoiano mai, neanche una. E vi verrà voglia di estrapolare la colonna sonora dal gioco. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, è ancora un'avventura grafica con elementi da sparatutto, solo che questa ha implementata di più il momento action. In pratica, noi guidiamo uno dei nostri personaggi che deve certamente uccidere tutti gli zombie e le creature mutanti che ci capiteranno e soprattutto sconfiggere anche il nemico Nemesis, che è una sorta di modello sperimentale di una creatura tirannide. Da quello che dicono. E il divertimento sicuramente qui non mancherà, anche perché dobbiamo certamente sparare a più non posso, ma utilizzare bene anche il cervello per cercare di portare a termine il titolo, perché non è semplice, cari amici. Poi, le armi che potremo utilizzare si spazia dalle classiche armi piccole come pistole, fucili, pistole magnum, anche lanciagranate, passiamo anche ad armi sbloccabili come lanciarazzi, fucili d'assalto e mitragliatrici Gatling. Poi anche non ci saranno più le armi da taglio o le armi bianche, come si dice. Peccato, perché era sicuramente una aggiunta interessante. Questo titolo è molto lungo e portarlo a termine non è facile, però c'è una differenza rispetto alla versione per Sega Dreamcast. Visto che vi ho fatto vedere la versione per PlayStation, diciamo, le versioni per Dreamcast e PC
hanno la caratteristica che possiamo scegliere l'abbigliamento di Jill senza bisogno di andare alla boutique. Poi c'è anche addirittura presente un'operazione Mad Jackal, un minigioco che si trova direttamente all'inizio, in cui possiamo addirittura mandare i punteggi online sul sito ufficiale della Capcom. Poi un'altra cosa molto interessante è che contiene molte più sequenze in full motion video rispetto alla versione per PlayStation. Ma se volete provare il gioco, oltre a prenderlo per PlayStation, Dreamcast, GameCube, che è il suo remake, potete anche addirittura scaricarlo per PlayStation Portable e per PlayStation 3. Beh, con questo è tutto, cari amici, vi aspetto al prossimo video. Ciao! I'm not leaving! Never! Just get away from me.